Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro in super velocità perché sapete quando ci sono quelle settimane in cui avete tipo mezz'ora di tempo in tutta la settimana per registrare il video e dovete sfruttarla in tutte le maniere? Ecco, questa è una di quelle settimane, quindi in tutta velocità in questo ritaglio di tempo vi parlo delle letture del mese di aprile che si è appena concluso. Durante il mese di aprile ho letto 4 libri, quindi sono contenta di essere riuscita anche questo mese a rispettare il mio buon proposito di leggere 4 libri al mese, anche se devo dire ho fatto un po' di fatica perché all'inizio sono stata diciamo occupata a leggere un libro che non ho terminato perché non mi era piaciuto e vi parlerò anche di quello, e quindi insomma alla fine mi era rimasto poco tempo. È stato un mese impegnativo, quindi ho letto libri piuttosto brevi, ma in ogni caso insomma il numero rimane 4, quindi niente, direi di cominciare subito. Allora, il primo libro, per l'appunto quello che non ho terminato, non ce l'ho qui con me perché ho avuto l'occasione di venderlo a un mercatino dell'usato il 25 aprile, quindi dato che cerco di non tenere in libreria i libri che non mi piacciono, che non ho intenzione di finire o di leggere, appena ho avuto questa occasione l'ho colta, quindi non ce l'ho più con me e comunque vi lascio sempre l'immagine. Ed era La vita degli altri. Allora, questo libro io l'avevo chiesto addirittura 2 Natali fa, quindi non l'ultimo Natale ma quello precedente, quindi era veramente tanto che ce l'avevo in libreria e l'avevo per l'appunto richiesto proprio io, tanto che me l'aveva regalato per l'appunto la mia mamma, ma niente, alla fine non mi ha soddisfatta. Allora, praticamente la storia era interessantissima perché si parla di questa famiglia indiana, una famiglia benestante che si basa, insomma, basa la sua vita su delle cartiere, mi sembra si chiamino, comunque insomma diciamo che una famiglia di imprenditori, ecco, che quindi ha sempre avuto una vita benestante, una vita di agi praticamente, ma questa famiglia è in decadenza perché per l'appunto questa impresa non rende più come una volta e anzi la ditta ha accumulato diversi debiti. Quindi vediamo da una parte l'intera famiglia nel suo complesso come affronta una cosa del genere in India, quindi ricordiamoci sempre che siamo in un contesto culturale molto particolare. Ma la famiglia è composta da tantissimi membri che oltretutto vivono tutti nello stesso palazzo. Quindi abbiamo i capifamiglia e poi ci sono diversi figli, tutti quanti sposati con dei figli, quindi i nipoti dei capifamiglia. Ognuno di questi personaggi, ognuna di queste persone ha una storia particolare da raccontare, nel senso che ognuno di loro vive una situazione particolare all'interno della famiglia, all'interno della comunità. Ha quindi delle idee, dei progetti, delle sensazioni, dei sentimenti di amore e odio nei confronti degli altri membri della famiglia. Quindi abbiamo, non so, la donna che è poco amata dalla suocera e quindi viene trattata quasi come una serva, abbiamo quella che si dedica esclusivamente alla parte religiosa della famiglia, abbiamo una donna che ha visto un figlio andarsene per inseguire le sue idee politiche, abbiamo dei giovani ragazzi che studiano e che vivono anche loro i loro piccoli grandi problemi. Soprattutto appunto vediamo anche, ci sono anche dei capitoli dedicati a questa politica o comunque all'idea di alcune persone della famiglia di aderire, soprattutto i più giovani, di aderire a questa nuova idea tra virgolette comunista, anche se non viene mai esplicitata, ecco, questa parola, nella redistribuzione della ricchezza, quindi personaggi che mettono in discussione la loro ricchezza e il loro modo di vivere così agiato senza rendersi conto di come vivono tante persone nell'India, insomma quelli che poi vivono effettivamente intorno a loro ma fuori dalla loro casa. Insomma, per farvi capire, gli argomenti trattati erano veramente tanti, i punti di vista maschili e femminili, argomenti più o meno importanti tra virgolette, nel senso che si passava dalla politica alle gelosie tipiche delle donne all'interno della stessa famiglia, quindi insomma veramente variegato, quindi la storia è effettivamente bella. Oltretutto il libro è anche arrivato in finale per un premio letterario, non ricordo quale, comunque un premio piuttosto importante.
E che cosa è successo però a me? È successo che purtroppo i personaggi erano veramente tanti, tanto che di continuo dovevo andare a rivedere l'albero genealogico che c'era all'inizio, e anzi avrei dovuto prendere appunti per ricordarmi ogni personaggio, quale storia stesse vivendo. Nonostante la scrittura sia molto bella, io a un certo punto mi annoiavo perché per l'appunto non c'era un vero filo conduttore, a nessun personaggio potevo affezionarmi perché avevano tutti la stessa importanza ed erano troppi, e quindi mi accorgevo che non avevo mai voglia di andare avanti perché mi serviva troppa concentrazione, e in più le situazioni narrate non mi tenevano incollata alle pagine. Perché ho voluto parlarvi anche di questo libro? Perché io credo che da una parte possa servire a qualcuno di voi per essere guidato nei suoi acquisti, e dall'altro ovviamente potrebbe anche interessare alcuni di voi che magari hanno dei gusti diversi dai miei per quanto riguarda appunto lo stile di scrittura, o meglio lo stile di narrazione, e quindi avranno piacere anche di provare a leggere questo libro. Io comunque alla fine, insomma, non sono riuscita ad andare avanti, l'ho abbandonato. Andiamo avanti. Il secondo libro che ho letto, ma in realtà è il primo libro che ho letto per intero, è stato questo, Il padre sospeso, storia di un'adozione raccontata da un papà, di Fabio Selini. Questo libro, come sapete, l'ho fatto vedere in diversi video, comunque per l'appunto racconta la storia dell'adozione, quindi si parte dal momento in cui si presenta la domanda in tribunale, poi ci sono dei controlli da parte di assistente sociale e psicologa, loro redigono una relazione, la relazione va al giudice, e il giudice dopo un tot di tempo, dopo un'udienza, fa sapere ai genitori se questi sono idonei o meno all'adozione. Senza questa idoneità non si va da nessuna parte. Dopo l'idoneità poi c'è la scelta dell'ente e poi insomma l'abbinamento eccetera eccetera, la scelta dello Stato, e poi si va all'estero a prendere il nostro bambino. Questo è quello che lui racconta per l'appunto dal punto di vista di un padre. Questo libro ha dei pregi e dei difetti, secondo me. Diciamo che i difetti sono che, prima di tutto, è un romanzo. Quindi, nonostante l'autore veramente abbia adottato una bambina, se non mi sbaglio, io preferisco sempre, scusate se guardo là, intanto guardo che stia continuando a registrare, io preferisco sempre le storie vere, proprio autentiche, nel senso che questa è mascherata da romanzo, e quindi, dato che questi sono argomenti delicati e tante persone che vogliono affrontare il percorso dell'adozione o lo stanno affrontando, magari avrebbero piacere di avere qualche consiglio, di sapere cosa aspettarsi anche da libri come questo, tutto il tempo in realtà stai a chiederti: ma questo l'avranno vissuto veramente, l'avrà vissuto veramente, oppure è frutto della sua immaginazione, quanto c'è di vero e quanto no? Se io mai un giorno dovessi scrivere un libro sull'adozione, sul processo adottivo, lo scriverei in maniera piuttosto onesta, ecco, senza mascherarla da romanzo, perché questi libri qui, su queste tematiche qui, serve insomma di sapere la verità, non che questo insomma tolga bellezza al romanzo, ecco. Un'altra cosa che non mi è piaciuta tanto, allora, il protagonista è un uomo che fin dall'inizio mostra una grande diffidenza nei confronti dell'assistente sociale e della psicologa che vengono mandati dalla USL, della zona di residenza della coppia, o ASL come si dice adesso, non ricordo comunque, quindi sono appunto nella sanità pubblica e vengono, fanno degli incontri con la coppia per decidere se questi sono o meno idonei secondo loro, insomma, l'adozione dal punto di vista per l'appunto psicologico e umano. Il protagonista nutre una fortissima diffidenza verso di loro fin da subito, ma nel libro appare quasi come se fosse una diffidenza infondata, quasi come se lui ritenesse stupido il lavoro di queste persone a prescindere. Perché non mi è piaciuto? Perché io l'ho provato, cosa vuol dire avere a che fare con persone incompetenti, per l'appunto una psicologa, un assistente sociale veramente fuori dal mondo. Internet è pieno, chiunque abbia intrapreso, voglia intraprendere un cammino dell'adozione, quindi sia un po' informato, sa che le coppie che hanno avuto abusi, tra virgolette, da queste persone che sarebbero lì soltanto per darti una mano, invece non sanno assolutamente fare il loro lavoro, ce ne sono centinaia e centinaia. Quindi io avrei avuto piacere che venisse sottolineata di più l'incompetenza di queste persone, quindi non vedere soltanto la delusione o la diffidenza da parte della coppia nei confronti di qualcuno che non pensate si stia comportando in una maniera giusta, ma
avrei voluto vedere effettivamente che cosa questi hanno fatto. Io ci sono passata, ho passato soprattutto con una psicologa che aveva voglia di curarci, aveva voglia di trovare traumi, aveva voglia di trovare, non so, cose torbide del nostro passato, sofferenze, quando invece noi non siamo lì in terapia, non siamo stati lì in terapia, siamo lì soltanto per farci conoscere e loro sono lì per giudicare se siamo o no in grado di tirare su un bambino. Purtroppo l'incompetenza di queste persone che probabilmente sono insoddisfatte dalla loro vita o dal loro lavoro provoca gravi danni, non soltanto perché rallenta enormemente il processo adottivo, ma perché molte coppie decidono proprio di desistere da questo processo perché è veramente impossibile da affrontare. E quindi chi ci rimette alla fine sono sempre i bambini che sarebbero dovuti andare alle coppie. Ovviamente il discorso sarebbe lungo e ci tengo a sottolineare che non è sempre così, uno, e due, ci sono dei casi dove se l'assistente sociale e la psicologa decidono di bloccare un'adozione per delle coppie, possono e anzi e si spera insomma che se le blocchino ci siano veramente motivi validi e che quindi magari queste effettivamente non siano idonee. Purtroppo però la realtà in Italia non è questa, non sempre queste persone sanno fare il loro lavoro. E quindi niente, per l'appunto, essendomici ritrovata, avrei voluto fosse approfondito di più questo argomento, perché secondo me chi non ci è passato è bene che queste cose le sappia. Per farvi capire, loro vi dicono che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Non è vero, ci sono risposte giuste e risposte sbagliate, dovete saper rispondere quello che loro vogliono sentirsi dire, anche se tutti sappiamo che non c'è una regola generale e che sta sopra tutte per educare un bambino, ma sembra che dal loro punto di vista ci sia. Con questo chiudo, perché ovviamente sarebbe per l'appunto un discorso su cui potrei parlare a vita. La cosa che mi è piaciuta molto, molto di questo libro invece è il fatto per l'appunto che si veda quest'uomo che dopo avuta l'idoneità comincia a notare tutte le famiglie con bambini. È come quando le donne cominciano a volere una gravidanza e notano tutte le donne con la pancia, ecco, o quando compriamo una macchina nuova e vediamo quella macchina ovunque intorno a noi, insomma, alla fine ci viene da notare questa cosa perché fa parte della nostra vita, e quindi vedere che anche agli uomini succede lo stesso è stato molto molto carino. E il libro comunque è scritto bene, si legge molto bene, molto molto scorrevole, carino. Bene, adesso passiamo invece alla tematica che ha, diciamo, prevalso in questo mese, ed è Harry Potter. Chi mi segue su Instagram lo sa. Allora, come mi ero ripromessa all'inizio dell'anno, io voglio rileggere Harry Potter dall'inizio e quindi ogni mese leggo un libro, quindi essendo aprile il quarto mese ho ovviamente letto il quarto volume di Harry Potter. Questo mentre i primi tre li ho ascoltati con Audible, questo me lo sono letto. È stato meraviglioso ritornare al Torneo tra i Maghi, veramente bellissimo. Oltretutto vi faccio anche vedere il bellissimo segnalibro, perché io ho letto i primi quattro volumi dopo l'uscita del primo film, quindi era un po' il momento Harry Potter e c'era anche l'album delle figurine, e io l'avevo fatto, e quindi vedete c'è Harry, Ron e Hermione, e le avevo messe su un foglio di carta tutto scocciato in modo che rimanesse un po' più rigido. E niente, l'ho usato anche questa volta come segnalibro ovviamente. E nulla che dire, la storia ovviamente la conoscete tutti, questo è uno dei miei libri preferiti, lo amo alla follia, amo tutti gli argomenti, tutti i tasti che sta a toccare la Rowling, quindi ho amato per esempio il primo litigio tra amici, perché è molto realistico ed è così che funziona, nessuna amicizia è, per quanto sia forte, è immune alle litigate o ai disguidi o al, non so, ai battibecchi, ecco, quindi sia quando Ron è geloso di Hermione perché esce con Krum, ossia quando pensa che Harry insomma si sia candidato al Torneo tra i Maghi, mi è piaciuto vedere ecco anche questi litigi tra ragazzi. Oltretutto ho apprezzato il fatto che Ron e Hermione non fanno mai da cornice di Harry Potter, ma sono dei personaggi attivi, dei personaggi importanti tanto quanto Harry Potter, soprattutto nel loro aiuto nel superare le prove del torneo. Mi è piaciuto moltissimo anche questo libro perché ci sono i primi riferimenti al mondo dopo Voldemort, quindi a come il mondo si è rimesso in piedi dopo Voldemort, quindi gli interrogatori, la ricerca dei complici che mi ha ricordato tantissimo il nazismo,
la tortura, l'uso della violenza contro chi è violento. Quanto è attuale questo tema? O il tema dei mezzo sangue, quanto è attuale un razzismo del genere adesso? Quindi è veramente impressionante come in un libro per ragazzi si tocchino delle tematiche tanto importanti in maniera così delicata, precisa e giusta. Poi vabbè, il fatto che la Rowling sappia far incastrare tutti i pezzi, anche in questo libro, nuovamente, nuovi particolari sulla vita passata di Harry, sulla vita passata dei suoi genitori, e tutto sempre torna, cioè questa è l'opera veramente di un genio, ovviamente. E poi che dire del finale, mi sono commossa, nonostante appunto io conosca obiettivamente la storia, io mi sono commossa quando se n'è andato Cedric e le parole di Silente mi hanno emozionata, e se un libro dopo tanti anni riesce a darci ancora delle emozioni così forti, vuol dire che è un capolavoro, cioè è un capolavoro, è uno di quei libri che non usciranno mai dalla letteratura, diventeranno un classico se non lo sono già diventato, e nessuna generazione sarà troppo avanti per un libro del genere. Nel momento in cui per l'appunto il mese stava finendo e avevo bisogno di leggere qualcosa di veloce per raggiungere il mio limite di 4 libri, ho letto Le fiabe di Beedelbardo e il Quidditch attraverso i secoli. Allora, Le fiabe di Beedelbardo, meravigliose. Oltretutto in questa versione, accidenti a me, non ho preso all'epoca quando c'era Animali Fantastici, adesso non lo fanno più così, esiste la versione illustrata che costa tanto, quindi al momento non la sto pensando se prenderla o meno, perché è costoso, è un bellissimo libro ma costoso. Quindi vabbè, per ora ho questi due. Quindi Le fiabe di Beedelbardo, bellissima l'idea, a parte il fatto che poi noi le fiabe le ritroveremo nei volumi successivi di Harry Potter. Questi oltretutto c'è il commento del professor Silente e si dice siano state tradotte da Hermione Granger, e poi ovviamente il fatto che queste fiabe siano quelle che sostituiscono nel mondo dei maghi la nostra Cenerentola, il nostro Cappuccetto Rosso, il nostro, non so, insomma, le fiabe più classiche, ecco. Il commento di Silente è meraviglioso, non soltanto perché spiega alcuni aspetti della magia che di nuovo ritornano in tutti i loro particolari e in tutta la loro precisione, ecco, questo mondo di J.K. Rowling è obiettivamente perfetto, ma a parte questo è interessante anche tutto ciò che aggiunge Silente alla storia, quindi spiegazioni anche sul suo significato. La bellezza sta nel fatto che con queste storie si dimostra che anche nel mondo dei maghi esistono i problemi, le bacchette non risolvono tutto, e come tra i babbani ci sono le persone più ingenue, le persone più intelligenti, ovviamente questo accade anche nel mondo dei maghi, quindi niente, mi è piaciuto moltissimo. E poi ho letto il Quidditch attraverso i secoli, anche questo strabiliante, soprattutto la capacità della Rowling di, anche in questo caso, di creare una storia che sta dietro ad uno sport tanto avvincente, tanto che ci sembra, insomma, più importante del calcio, ecco, ci sembra, senti, a me il calcio non piaccia, ma insomma, sarei una tifosa di Quidditch se ci fosse veramente, ed è bello perché appunto ci sono tantissimi dettagli sui primi, come erano le prime regole, le prime partite, addirittura si citano fonti dalle quali si è dedotto come veniva eseguito il gioco ai suoi esordi, quindi come si è evoluto nei secoli, e poi le squadre, tutti i particolari delle divise, i vari tornei, le squadre nel mondo, le squadre europee, insomma è veramente pieno di dettagli, e soprattutto anche la storia delle scope, la storia degli strumenti, quindi le varie palle, di come erano all'inizio, di come sono state modificate nel tempo. Cioè, una cosa meravigliosa. E poi all'inizio ci sono dei commenti come se appunto fossero le recensioni che si leggono sui giornali. Tra queste troviamo: scommetto quel che volete che diventerà un best seller. Avanti, scommettete. Ludovic Bagman, o Bagman, non so come si dice, che se ricordate bene è un appassionato di scommesse. Oppure: il signor Wisp, l'autore del libro, promette bene. Se continua così, uno di questi giorni potrebbe ritrovarsi fotografato insieme a me. Gilderoy Lockhart, autore di Magicamente Io. Se ricordate Gilderoy Lockhart capirete questo commento. Ma il più bello di tutti è l'ultimo. Ho letto di peggio. Rita Skeeter, La Gazzetta del Profeta. Infine ho apprezzato il fatto che gli introiti di entrambi i libri vengano interamente devoluti a due associazioni che fanno del bene ai bambini più sfortunati per volontà della Rowling. Questo perché? Perché lei, quando ha scritto Harry Potter, ha vissuto un lungo periodo a parte di depressione, ma comunque di difficoltà economica, e
in quanto sola madre di una bambina, quindi nel cercare di non far mancare niente a lei ha chiaramente vissuto un periodo di grandi difficoltà, ed è per questo che quando si trova a far beneficenza i primi che la ricevono sono sempre i bambini, e questo è ovviamente insomma soltanto da lodare. Piccola cosa finale che vi voglio dire è semplicemente che ho anche visto il film dedicato, cioè questo mese proprio mi sono data Harry Potter, dedicato alla storia di J.K. Rowling. Il film si chiama, allora in italiano sarebbe Parole Magiche, ma in inglese è The Magic Beyond Words, se non mi sbaglio, quindi la magia dietro alle parole. In italiano non credo che si trovi, cioè io sono sicura che è stato su Sky, ma adesso non lo trovo più su Sky, quindi forse c'è stato per un periodo limitato di tempo, e quindi io su internet l'ho trovato soltanto in inglese con i sottotitoli in italiano, quindi godibilissimo. Guardatelo perché è veramente bello, è interessante vedere la vita di questa scrittrice, ho cercato anche su Wikipedia insomma la sua storia, e il film è veramente molto molto attinente. È emozionante vedere come una donna come noi, che nata senza privilegi, sia riuscita a raggiungere un obiettivo così grande, ma soprattutto a raggiungere i cuori di milioni di persone nel mondo. È di grande ispirazione, e quindi niente, sicuramente vi piacerà anche a voi. Basta, questi sono i libri che ho letto questo mese, ho parlato tanto ma avevo piacere di sottolineare alcuni aspetti di questi libri che mi hanno veramente toccato il cuore, e niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!